Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, siamo qui in Piazza Duomo per l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Stiamo aspettando che arrivi il feretro, intanto vi mando le immagini, eccole qua, le immagini che abbiamo preso questa mattina, tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'imprenditoria, della politica ovviamente, tutti presenti qui per l'ultimo saluto. Vedete le immagini, già una grande folla qui in Piazza Duomo si è accalcata da questa mattina alle 10, dunque le immagini, le bandiere del Milan presenti, c'era Franco Baresi, la delegazione del Milan composta di oggi, Franco Baresi, Daniele Massaro con il presidente Scaroni e l'amministratore delegato Giorgio Furlani. A proposito di personaggi dello sport, abbiamo intervistato una lunga intervista che ci ha parlato di calcio, della figura, con il presidente, ma suo vecchio collaboratore, Urbano Cairo. Sentiamo l'intervista mentre aspettiamo l'arrivo e per l'ultimo saluto di Silvio Berlusconi. Veramente è stato molto, molto importante per me, molto, molto formativo. Cioè... Cosa le diceva in quell'epoca, cogenti anni 80? Ma lui non è che mi dice, cioè io... La cosa bella che mi disse quando cominciai a fare il suo assistente era: tu guarda, tu entra quando vuoi, tu fai le tue cose, lavora, io facevo l'assistente, quindi avevo dei compiti che erano anche cose banali magari, ma importanti, eccetera, importanti nel senso nei rapporti con gli altri, rispondere a lettere di persone che chiedevano, no? Quindi dice: tu fai le tue cose, poi però quando hai finito tu vieni nel mio ufficio, se vedi che c'è una riunione e io non ti faccio cenno che magari non puoi stare, rimani, ascolta, se hai un'idea meravigliosa dilla, altrimenti ascolta, e se c'è qualcosa che io ti devo dire te lo dico, e quindi insomma mi aveva dato questa grande opportunità di poter accedere, e poi lui era faceva un po' come facevano in antichità i maestri cinesi, cioè non è che ti diceva, ti spiegava le cose, no? Ma ti faceva assistere, poi tu dovevi, come dire, in qualche modo filtrare, capire quello che era importante, a volte magari poi mi chiedevo e lui allora mi spiegava qualcosa in più. E l'allievo ha superato il maestro? No, assolutamente no. No. Presidente, grazie. Da presidente del Torino, che cosa ha portato di quella sua esperienza da tifoso e da ammiratore di Silvio Berlusconi? Qual è la cosa che ha portato? Diciamo che chiaramente lui ha fatto un grande Milan vincente, io invece non, col Torino ho fatto una cosa evidentemente molto più piccola, non abbiamo vinto, abbiamo fatto cose migliori rispetto a prima, ma certamente non c'è nessun paragone. Comunque io ti ricordo che lo vedevo agli inizi, io mi ricordo quando lui, quando prese il Milan nel febbraio dell'86, che proprio nel weekend di quella settimana lì lui andò a St. Moritz e mi invitò ad andare, certo, a St. Moritz, c'era anche Galliani, insomma fu una cosa anche bella, eravamo tutti insieme, e poi io lo andavo con lui alla partita. C'è una fotografia famosissima, lei lo sa. Sì, bellissima, lì all'inizio, esatto. Era il primo anno, esatto, quando il Milan andò poi in con Adriano in Galliani. Esatto. Sì, con Adriano e tutto, in Coppa UEFA forse allora era. Ah, ecco. Sì, ma infatti. E quindi sì, quindi io lo seguivo, lui lo seguivo, andavo allo stadio con lui, anche quando non ero più suo assistente, quindi insomma era sempre una cosa molto molto bella. Da avversario, quando vi incontravate Milan Torino, le diceva qualcosa? Allora io in realtà allo stadio l'ho visto un'unica volta. Ah. Un'unica volta nell'ultima partita che abbiamo disputato Monza-Torino il 14 agosto, 13 agosto, sì? Ci siamo visti lì ed era, ecco, la prima partita che vedevamo insieme. Ah, ecco. Perché lui era anche, io ho preso il Torino nel 2005, lui era evidentemente anche molto impegnato, a volte non seguiva magari direttamente la partita allo stadio, non veniva a Torino e quindi non ci fu modo di incontrarsi allo stadio. Però parlare di calcio? Beh, quello sì, sempre mi chiedeva, quando lo vedevo mi chiedeva come va, come non va, ma allora, ma quanto perdi, eccetera, eccetera. Ah, ecco. Sì, perché... Però insomma, no, era... Io mi ricordo quando lui cominciò, che appunto c'era... parlava, adesso qui allora come terzino siamo. Sì, sì, lui sulla tattica sa no, che... No, ma poi proprio i ruoli, diceva qui ci manca questo, dobbiamo fare di qua. No, era che cosa le mancherà più di tutto del presidente Berlusconi?
quando pensa a quegli anni. Beh, quegli anni sono anni bellissimi. Però è bello dire c'eravamo. Sì, però sì, questo sì. Ma mi manca, guarda, sai cosa c'è? Mi manca il fatto che a volte lui mi chiamava e magari non so, o mi chiamavano sul telefonino e lui chiamava con un numero sconosciuto, sì. e io capivo che era lui, ah. Perché mi chiamava quello sconosciuto, e quindi mi mancherà di ricevere telefonate da un numero sconosciuto. Davvero. Che invece è stato conosciutissimo. Conosciutissimo, ovviamente. No, però chiamavo così e io rispondevo e poi si vedeva ed era una grande festa per me vedere Berlusconi. Quando facevo l'assistente ero tanto con lui, ma poi quando non ho più lavorato con lui, poi dopo un po' abbiamo ripreso i contatti, e comunque era sempre una gioia poterlo vedere. Lei è molto gentile, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Del duomo, e adesso sei carabinieri portano dentro il duomo la bara di Silvio Berlusconi.
piazza